Italian Blues River, e la nostra associazione nasce nel 2003, proprio a Brivio, e si occupa di promuovere la musica blues sul territorio. È un progetto ambizioso che è stato appunto avviato da alcuni pionieri di questa idea, e si è protratto fino ad oggi. Nel 2005 ci siamo costituiti associazione, abbiamo iniziato l'attività di tesseramento, che è quella che poi ci permette tutti gli anni di organizzare tutta una serie di eventi come le jam session, piuttosto che altrimenti aggregativi, griglia blues, dove appunto si fa una mega grigliata e poi si suona, piuttosto che Christmas party. Ma l'evento più importante è sicuramente il Festival Blues di Brivio. Quest'anno siamo alla 19ª edizione, causa Covid, abbiamo iniziato nel 2003, ma per fermi obbligati abbiamo dovuto spostarci di un anno in avanti. Quindi 19ª edizione, sempre sul Lungoarda di Brivio, sempre con il patrocinio e supporto del Comune di Brivio, che ringraziamo con tutto il cuore per aiutarci a sostenerci in questo percorso, Proloco, che partecipa offrendoci l'utilizzo del palco e dandoci supporto per tutte le cose logistiche, e anche quest'anno appunto 17-18 giugno, Lungoarda di Brivio, Piazzetta Pace, abbiamo l'opportunità di portare il nostro progetto Italian Blues River Festival. Come tutti gli anni, la prima giornata, quindi il sabato, partiremo in serata e sarà, diciamo, l'evento clou del festival, con due concerti, due set. Il primo sarà, si esibiranno gli All Bones, che è appunto questa band milanese, infatti All Bones, Osso Buco, giusto per sottolineare la provenienza, ha questi sound blues molto contaminati dal funk, dal soul, quindi un bel tiro, un bel evento con musica che sicuramente vi farà divertire e vi farà ballare. E a seguire il nostro ospite internazionale, che quest'anno è la Chitra Knows, e anche lei è accompagnata da una band di tutto rispetto. La Chitra viene dall'Arkansas, ha avuto la possibilità e la fortuna di esibirsi con grande successo sui palchi di Broadway e numerosi concerti anche negli Stati Uniti, e noi siamo molto 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 contenti di averla con noi. Anche il suo concerto sarà un concerto carico di energia, con musica veramente coinvolgente. Si parte da alcuni standard riarrangiati di musica blues a pezzi originali, quindi veramente un bel progetto. Ovviamente al festival ci sarà a disposizione un servizio ristoro con dei food truck che hanno scelto appunto di essere nostri partner, quindi quei bravi ragazzi per la parte hamburger di carne e Corbis per la parte relativa al pesce. Hammer Pub ci sostiene come official sponsor, e ringraziamo Vasco e tutto lo staff di Hammer Pub per ospitarci qua questa sera e per aver dato il loro contributo alla nostra iniziativa. E abbiamo appunto la giornata della domenica, che invece si svolge in un modo un po' diverso, perché vogliamo dare spazio anche ad altre realtà, ad altre situazioni. Partiamo verso il tardo pomeriggio, 16:30-17, con una band di giovanissimi, l'Enea Blues Band. Vi basti sapere che il chitarrista ha 15 anni e il batterista ne ha 18, e il più vecchio, che è il papà di Enea, credo che forse l'avrà 40-42, giù di lì. Quindi due ragazzini che pestano maledetti, veramente bravi bravi bravi. A seguire One Band Band, perché comunque vogliamo abbracciare tutte un po' le varie realtà del blues, quindi Vivi Chris, che chi ha già avuto modo di vedere una sua esibizione è assolutamente esplosivo, coinvolgente, divertente, quindi siamo felicissimi che abbia accettato di partecipare. E a seguire direi
la più nota, la più grande cantante blues jazz italiana, Laura Fedele, accompagnata anche lei da una band di eccezione, che ci presenterà un progetto musicale interamente dedicato a Ray Charles. Quindi tutte e due le giornate, musica di altissimo livello con musicisti veramente molto molto accattivanti. Mi dispiace che questa sera dovevano essere presenti con noi alcuni di questi musicisti, ma per intervenute date musicali non ha potuto partecipare. Una menzione particolare la vorrei fare agli sponsor che insieme ad Hammer hanno deciso di darci il loro supporto. I miei sponsor per questa manifestazione sono Chario Hi-Fi, azienda locale che produce impianti di diffusione sonora di altissimo livello e appunto ha accettato, ha aderito al nostro progetto come main sponsor. Poi abbiamo l'Istituto Culturale Nordico, che è questa scuola dedicata all'insegnamento delle lingue nordiche, di cui abbiamo la rappresentante qui con noi. Anna, fatti vedere che in fondo non ti hanno visto, ok? Dalla Laponia con furore. Poi abbiamo appunto Hammer, abbiamo Azimut con il consulente locale Montrasio Giovanni, che anche lui ha scelto di aderire, e abbiamo la Blues and Roots School, che è una scuola specializzata in musica blues a Buccinasco, che oltre a aver scelto di sponsorizzare il festival è anche nostra partner. Quindi per tutti gli associati Italia Blues River, questa scuola offre tariffe particolari sia per quello che riguarda le lezioni che per l'utilizzo delle sale prove. Stiamo parlando di una struttura che ha, se non ricordo male, una trentina di sale prove, quindi tanta roba. Penso di averli menzionati tutti. Voglio in questa occasione cogliere la palla al balzo e ringraziare veramente dal profondo del cuore chi ha permesso che si arrivasse fino a qui. Io chiamerei qua per un secondo solo il Franco Lo Monaco. No, non fare di no, dai, vieni qua. Franco Lo Monaco è stato presidente di Italian Blues River fino allo scorso dicembre. E se noi siamo qua oggi è perché lui e tutto il direttivo precedente, che parzialmente partecipa ancora all'attuale direttivo, ha fatto sì che tutto ciò accadesse. Quindi io gli passo il microfono. Grazie Moira, non c'era bisogno che mi chiamassi. Io vorrei che facesse un applauso a lei, perché veramente ha messo che ci sta mettendo tanta passione e tanta energia. Io ho mollato perché era giusto mollare, era giusto che arrivasse qualcun altro con nuove idee, nuova linfa. Comunque invito tutti a sostenere l'associazione, perché è una cosa importante, dura da tanti anni, e c'è stata molta passione, c'è tuttora, quindi fate la tessera di Italian Blues River, non ve ripentirete. Oltretutto avete la possibilità di assistere a concerti, a jam session come queste, senza pagare nulla, quindi anche dal punto di vista economico non è da poco questa cosa, ma soprattutto date l'adesione a una società, un'associazione che ci mette tanto entusiasmo nelle persone che la portano avanti e fa bene alla salute di tutti, chi ascolta, chi suona e chi passa per strada. Ecco, grazie. Sono importantissime le parole di Franco, perché spesso un particolare che si trascura quando si parla di associazioni è che tutto quello che noi direttivo e chi ha voglia di spenderci del tempo fa per l'associazione lo fa a titolo totalmente gratuito. Quindi l'associazione è qua per passione e per, come si può dire, trasmettere l'emozione che noi abbiamo quando ascoltiamo musica blues, quando viviamo la musica blues,
a voi, quindi il vostro supporto ci serve per poter andare avanti e alimentare ancora di più la vostra passione, quindi rinnovo l'invito di Franco, potete tesserarvi anche stasera se lo desiderate, potete farlo tramite il sito www.italianbluesriver.com e quindi chiunque è benvenuto e come dice Franco, tante sono le cose che abbiamo sul tavolo, specialmente dalla prossima stagione veramente avremo tante nuove idee assolutamente interessanti. Un'altra menzione è ovviamente alla nostra resident band, perché è quella che ci supporta, ci aiuta e ci tiene sul morale durante le serate. Quindi ringrazio uno a uno Gianluca Tilesi alla batteria, Luigi Sozzane al basso, Marco Rizzo alle tastiere Hammond e Giorgio Rocchi chitarra e voce. Allora, io lascio spazio al Powerful Resident Band per aprire le danze e vi lasciamo fare qualche pezzo e poi partiamo con la nostra jam. Grazie ancora a tutti, sui tavoli avete trovato, se non avete avuto modo di prenderla, sul bancone ci sono le locandine con il programma del festival, 17-18 giugno, a Brivio, vi aspettiamo, sarà veramente un gran bello spettacolo per entrambi i giorni. Grazie mille, grazie, buona serata.